Professore, il suo ultimo libro si intitola Costituzione, perché attuarla è meglio di cambiarla. Lei perché è contrario alla riforma costituzionale di Matteo Renzi? In 70 anni di vita della Repubblica sono stati cambiati 43 articoli, uno alla volta praticamente, e questi ne cambiano 47 in un giorno solo. Mi sembra una riforma molto invasiva e straordinariamente confusa, e fatta in modo tale che non possa funzionare. Il fatto che il Senato, che non viene per niente abolito, debba in realtà trattare tutto ciò che riguarda le regioni, i comuni e l'Europa, vuol dire che deve trattare praticamente tutto. Cosa pensa di un Presidente del Consiglio che personalizza così tanto una riforma costituzionale di tale portata? Penso che sta sbagliando grosso, penso che sia sbagliato dal punto di vista istituzionale e penso che sia sbagliato dal punto di vista politico. Calamandrei diceva che un governo non dovrebbe mai promuovere riforme costituzionali. Le riforme costituzionali dovrebbero essere promosse dal Parlamento, non dal governo. Che effetto le fa pensare che un domani, al settimo scrutinio, 5 persone potranno eleggere il Presidente della Repubblica? Mi pare una straordinaria sciocchezza, non capisco veramente perché lo abbiano fatto. Naturalmente quando lo si dice a uno dei fautori del sì, dice ma è impossibile che ce ne siano solo 5. Ma allora perché l'avete messa questa norma? Dopo 2 anni di governo, secondo lei qual è il difetto principale di Matteo Renzi? Lui ha immediatamente detto che bisogna cambiare lo storytelling dell'Italia, cioè bisogna cambiare il modo come la raccontiamo, non il modo come è. Bisogna raccontare che tutto va bene, non fare in modo che tutto vada bene. In questa narrazione politica, le ricorda qualche volta Silvio Berlusconi? Ma qualche volta sì, ma lui è più bravo però, è più bravo di Berlusconi. È più bravo perché Berlusconi aveva gradualmente perso la fiducia di tutti. Renzi è più bravo perché conta su quella parte di votanti del PD che votano per il PD in nome di una fedeltà male intesa a quello che il PD fu. Renzi non ha nulla a che fare con la storia, con la storia del Partito Comunista, dei Democratici di Sinistra, non ha assolutamente nulla a che fare, è antropologicamente diverso da tutta questa storia. Massimo Cacciari in un'intervista di alcuni giorni fa ha detto che voterà sì alla riforma costituzionale non perché sia una buona riforma, ma perché comunque è meglio dei vostri vani tentativi e dei fallimenti della vostra generazione. E cosa gli risponde? Io penso che sanare un fallimento con un fallimento ancora più grande non mi sembra una grande idea. È come se uno si tagliasse mentre si fa la barba, poi prende un pugnale e si comincia ad accoltellare qua e là. Io non lo farei. Professore, lei ha diretto delle istituzioni molto importanti, la Scuola Normale di Pisa, il Getty Research Institute di Los Angeles, è presidente del Consiglio Scientifico del Louvre di Parigi. Cosa risponde a questa classe politica che la etichetta come professorone o gufo? Ma io mi verrebbe fatto da citare, se me la ricordassi a memoria, ma il senso, c'è una filastrocca molto carina di un poeta francese del Settecento che mette in bocca a un gufo queste parole: il mio solo torto è che ci vedo chiaro di notte.